Un altro colpo è stato messo a segno da quattro banditi incappucciati e armati che da qualche giorno stanno seminando terrore tra i commercianti del Brindisino. Ormai a giusta ragione definita la banda della Croma, in quanto i quattro agirebbero a bordo proprio di una vecchia Fiat Croma di colore grigio. L'ultima a essere presa di mira è stata la stazione di servizio Tamoil di via Brindisi a Tor Chiarolo. I malviventi, in questo caso, sarebbero fuggiti dopo aver arraffato un bottino di 1.500 euro. I quattro, approfittando dell'assenza di clienti, si sono avvicinati al gabbiotto presente nella stazione di servizio, al cui interno c'erano il gestore e il figlio, e si sarebbero fatti consegnare tutto il denaro, l'incasso della giornata. Uno dei quattro invece è rimasto in auto per poi, al termine del colpo, sfrecciare nel buio. Le vittime della rapina, anche in questa occasione, hanno segnalato l'auto, una Fiat Croma vecchio tipo di colore grigio. Sale dunque a quattro il numero delle rapine messe a segno nel giro di 3 giorni dai banditi a bordo della Fiat Croma. Due sono state messe a segno sabato scorso, la prima in una tabaccheria a Brindisi e l'altra in un supermercato a Celino San Marco. L'ultima invece lunedì scorso in una tabaccheria di via Provinciale San Vito, sempre nel capoluogo messapico. Si intensificano dunque le ricerche per individuare i componenti della banda della Croma e proprio nell'ambito delle perquisizioni effettuate nelle ultime ore è spuntato fuori un fucile ritrovato nell'abitazione del quartiere Bozzano a Brindisi in possesso di un diciottenne che è stato denunciato per alterazione e detenzione illegale di arma da fuoco. Si tratta di un fucile da caccia con le canne tagliate in modo da poter essere caricato a pallettoni, poter essere usato in maniera dunque più agevole e più facile anche da nascondere sotto gli indumenti. Non è escluso che l'arma possa essere stata usata in uno dei numerosi colpi messi a segno negli ultimi tempi. Dalla perquisizione dell'appartamento sarebbero stati acquisiti altri elementi che gli investigatori ritengono di particolare interesse.